Ciao, sono la dottoressa Diana. Sai che esiste un legame tra l'acne e l'intestino? Sicuramente quando si pensa all'acne, l'intestino non è certamente la prima cosa che ci viene in mente. Nonostante questo, però, da uno studio è emerso che molte delle persone che soffrono di acne presentano una disbiosi, cioè un disequilibrio intestinale. In particolare in questi pazienti si è vista una minima presenza dei bifidobatteri e una più forte abbondanza dei proteobatteri. I primi, i bifidi, sono dei batteri molto importanti per l'intestino perché questi sono coinvolti nella produzione dell'acido lattico, partecipano alla digestione e aiutano anche a combattere i batteri patogeni. Al contrario, invece, i proteobatteri sono dei batteri patogeni per l'intestino. E ne sono degli esempi l'Escherichia coli oppure la salmonella. Proprio per questo motivo, quindi, dallo studio è emerso che se i pazienti che soffrono di acne assumono durante il trattamento dei probiotici oppure dei prebiotici, il trattamento sarà sicuramente più breve. Ovviamente bisogna fare molta attenzione anche alla dieta, perché una dieta ricca di proteine animali e di grassi favorisce i problemi della pelle e quindi può peggiorare l'acne. Ciao e arrivederci al prossimo consiglio.